Buonasera e grazie a tutti per la partecipazione. In occasione del 150° anniversario della nascita di Giuseppe Rinaldi, mio nonno, ho pensato di scrivere il libro Datemi il Sole, pubblicato dal magazzino storico Verbanese, in cui racconto più che l'artista, l'uomo, le sue vicissitudini, le sue esperienze, le sue aspirazioni, che sono poi in definitiva un altro modo e non meno importante per penetrarne l'estro artistico. Giuseppe Rinaldi nacque a Bergamo e si diplomò presso la prestigiosa Accademia Carrara, la cui cattedra di nudo e di pittura era detenuta dal famoso artista Cesare Tallone. Ho il piacere e l'onore di poter scambiare due parole con Gigliola Tallone, la nipote di Cesare, ideatrice e curatrice tra l'altro dell'archivio Tallone. Ringraziandola per aver aderito all'invito, io inizierei proprio da qui, chiedendole di illustrarci in che cosa consista l'archivio Tallone e le sue finalità. Buongiorno a tutti e ringrazio Liborio Rinaldi per l'invito, perché è sempre molto interessante parlare di Cesare Tallone con i suoi numerosissimi allievi. Dunque, cosa è servito all'archivio? L'archivio è stato un atto dovuto, in un certo senso costretta, perché se Tallone già all'epoca in cui viveva era salito al Gotha tra i più importanti pittori italiani, e i suoi esegeti avevano parlato della sua pittura, della struttura, della tecnica, insomma, la critica si era applicata a Tallone. È però sempre mancato una monografia di Cesare Tallone, non è mai stata in più di 100 anni, non è mai stato affrontato lo studio storico del contesto in cui Tallone viveva, cioè i suoi affetti, i suoi studi, le sue vicissitudini, il suo curriculum di insegnante, prima la Carrara, poi l'Accademia di Brera, tutto documentato, sempre con riferimenti precisi ai numerosissimi, importanti documenti nelle accademie e tra l'altro documenti familiari che io ho raccolto appunto fondando questo archivio. Perché dico questo? Perché un piccolo di cui si resti soltanto la fama nella sua inventività, nella sua creatività, non è una figura reale. La parte storica è estremamente importante, mi pare che condivida questo con quello che ha detto prima il nipote di Giuseppe Rinaldi. Praticamente la storia, la vita reale di un pittore è l'ancora che non mantiene presente a noi, altrimenti se ne va verso l'impero, è come se fosse una mongolfiera che vola via, un soggetto quasi. Infatti io ho trovato più menzionato Tallone nelle monografie dei suoi allievi che ultimamente, specialmente negli ultimi non pochi anni, un ventennio di anni, nell'attenzione verso di lui da parte delle istituzioni. Se lei pensi, 21 è stata fatta a Milano una magnifica mostra postuma di Cesare Tallone che era morto il 19 e da allora Milano non ha più realizzato nessuna mostra a Cesare Tallone. Questo insomma mi è sembrato il momento di ricominciare a inquadrare la storica di Cesare Tallone, che è un lavoro enorme, posso capire che altri non abbiano avuto il coraggio di affrontare, ma è un lavoro che sicuramente lo rende ancora presente in mezzo a noi, perché è un artista che è stato un grande pittore e un grande maestro che ha forgiato generazioni di allievi, più generazioni, non una, perché un quarantennio di insegnamento, l'insegnamento pubblico alle accademie, anche se l'insegnamento privato nei suoi studi privati sia a Milano che a Bergamo, ha formato proprio, sono quasi un migliaio di pittori, Cesare Tallone. E quindi le ricerche sono preziosissime. Possiamo approfondire più tardi quando parleremo proprio della mia monografia. Grazie. E a Bergamo, verso la fine del 1800, c'era un gran fermento artistico.
giungevano da Milano gli echi della scapigliatura. C'era la famiglia artistica, il circolo artistico e quant'altro. Come si pone il professor Tallone in questo contesto? Prima di essere professore, Tallone si è posto già quando si è iscritto all'Accademia di Brera, perché lui entra come allievo e si iscrive come socio alla famiglia artistica. Quindi Tallone unisce lo studio più accademico e rigoroso di Brera, l'ambiente scapigliato, anche irridente, se vuoi sarcastico nei confronti della più passatista dell'Accademia, ma tante apporto di conoscere tanti artisti di tante provenienze diverse e soprattutto gli elementi fondanti della scapigliatura che erano ancora vivi e vegeti, come il grande Ranzoni, i Trinan li chiamavano a Milano perché erano piccoli di statura. E quindi Tallone ha potuto vivere perché si dipingeva insieme, c'era un giorno alla settimana che la famiglia artista, i pittori si ritraevano tra loro. Abbiamo ancora qualche prova di questo periodo, molto poco, perché sono state purtroppo disperse tante opere che erano prima conservate alla famiglia. Ma insomma, diciamo che lo studio canonico, e tra l'altro Tallone era uno stacanovista, perché lui da come entra e incomincia in un modo talmente serio da stupire gli stessi professori. Lui, pochi mesi dopo dell'iscrizione, diciamo gennaio, già vince due medaglie nell'incisione e nel paesaggio, e poi continua via via fino all'ultimo anno, quando conquista la medaglia di tutte le scuole riunite come primo premio in un quadro d'obbligo storico. E questo suo brillantissimo curriculum di studi, senza però abbandonare l'Accademia, perché Tallone alla fine dell'82 rimane in Accademia nello studio che gli presta Aiez. Questo fa vedere quanto sia stato stimato ancora studente, per poter dipingere questo famoso quadro storico, il primo e ultimo quadro storico che Tallone fa proprio al suo professore Giuseppe Bertini, che era tra l'altro direttore della Pinacoteca di Brera e che era un grande intenditore d'arte antica e un insegnante proprio dell'importanza dello studio degli antichi. Insomma, Tallone, questo quadro di dimensioni enormi, 6 metri per quasi 4, rimane ancora all'interno dell'Accademia di Brera. E queste vicissitudini poi le racconto nel secondo libro che ho dedicato a Cesare Tallone, un libro solare. Quindi la scapigliatura che cosa dà a Tallone? Intanto il carattere di Tallone è già un carattere mista, quindi in questo senso si trova benissimo con Vespasiano e Bignami e con gli altri componenti della scapigliatura. Ma si potrebbe dire che cosa non assimile della scapigliatura. Per esempio, lui non lascia mai la pittura d'impasto, perché non usa mai il simbolismo, non usa lo sfumato, che proprio è stato inventato e che è quasi una via d'apertura a quello che poi sarà molto seguito da tanti altri, cioè la separazione cosiddetta che avverrà poi nel periodo anche tra i suoi allievi, per esempio Pellizza da Volpedo, Segantini, tanti altri. No, lascerà la pittura di fa. Quello che gli interessa è escludere la leccatura che era ancora rimasta dall'insegnamento ancora in fondo neoclassico, le chiamavano leccature, cioè queste rifiniture, e anche l'ambiente che tanto piaceva alla ricca borghesia, cioè questi quadri in cui l'iconografia era il più importante addirittura della pittura, gli oggettini, i gioielli, tutto quello che rappresentava la vita dei comuni
Ecco, questo tallone non piace, lui cosa fa? Prende la lezione degli antichi plastico-luministica ed è una lezione che continuerà a dare, ne fa testimonianza particolarmente Carrà, ma anche Pellizza da Volpedo, scritta, quindi abbiamo i documenti, e diceva che l'arte contemporanea ha dimenticato l'energia plastica dei nostri antichi maestri, soprattutto riferendosi al 400 italiano. Che lui i suoi quadri erano ridotti, diciamo, e procedevano per eliminazione. Eliminava l'ambiente dentro, traeva la figura, e eliminava la figura nel paesaggio. Quello che gli interessava era l'energia vitalistica della natura, sempre messa molto non sfumata, non così accennata, ma con un'energica contrapposizione di chiaro e scuro, lui riesce ad ottenere quella luminosità che poi altri raggiungeranno invece magari col divisionismo. Non accetta mai il simbolismo, non accetta nessun tipo di pittura di genere, Tellone, cioè la storica, quella del pietismo che aveva e che è tanto stata seguita, non so, dal Conconi, dal Carcano, da altri pittori, e continua a essere obbediente a se stesso alla fine. E questo è importante averlo capito dai documenti, non solo accennato così perché si riferisce, perché la sua effettiva attività risulta questa dal principio alla fine, da quando è studente a quando è professore. L'Accademia Carrara aveva un approccio piuttosto tradizionalista nell'insegnamento. È vero che l'arrivo di Tallone fu piuttosto dirompente non solo nella didattica, ma anche nel rapporto con gli allievi? Diciamo che all'inizio fu esplosivo, venne addirittura istituito un processo vero e proprio, perché gli allievi erano talmente felici di abbandonare lo studio, quello era già deceduto da un anno, ma quello solamente alla riproduzione di soggetti religiosi. Quando il pittore, già molto, molto noto, perché a Roma aveva avuto uno strepitoso successo, aveva già iniziato la sua artista, parlo dell'83, nell'85 vince il concorso della Carrara. Allora, questi ragazzi cosa fanno? Incendiano i cartoni oscuri della Madonna dell'Incoronata. Non fosse mai successo, naturalmente viene fatto questo processo, alcuni dicono di quelli che preferivano un insegnamento tradizionale in linea a quello che era di scuri. Beh, insomma, Tallone prende in mano la situazione di che erano a rischio di espulsione e dice che era stata una ragazzata, che lui avrebbe provveduto alla disciplina, che avrebbero pensato soltanto ad applicarsi agli studi e che in fondo i cartoni delle scure erano già deteriorati e non avrebbero potuto più nemmeno essere espulsi. Ritorna tutto nella disciplina, ma cambia tutto completamente l'organizzazione dell'insegnamento. Cioè, la prima cosa è una statua anatomica a grandezza naturale e uno scheletro. Per lui il disegno è fondamentale, è l'ossatura e la struttura. Per chi non sa disegnare e soprattutto a dimensioni grandi, in grande, non può sapere dipingere. Quindi cerca di enorme importanza a questo tipo di studio. Impone lo studio da modelli viventi e da statue sempre naturali. Apre le classi, nel senso che non dà troppa importanza ai giovani del corso precedente o posteriore, ma li mette tutti insieme, gli orari, cioè assolutamente è libero da ogni tipo di burocrazia. Accetta per esempio tutti gli allievi che, pur avendo superato i 18 anni, erano esclusi alla Carrara, e quindi se Pellizza da Volpedo riesce a entrare alla Carrara perché Tallone lo accetta privato, come fa per tanti allievi privati. Per esempio, le donne erano escluse assolutamente dall'Accademia Carrara, però Tallone era l'interno dell'Accademia Carrara perché non accettava una discriminazione tra le donne e gli uomini, e questo continuerà a farlo anche a Milano, i privati. Li accompagna
a dipingere all'aperto, dipinge con loro, sia da modelli all'interno dell'Accademia che all'aperto. Per esempio c'è un paesaggio che esiste ancora, per fortuna è ancora in collezione, intitolato Sassi di Torrente, e c'è i Sassi di Torrente dipinti da Pellizza da Volpino, probabilmente dipinti insieme al suo maestro. Allargare la mentalità dei suoi allievi, accompagnandoli a tutte le mostre importanti, alla Triennale e alla Biennale di Venezia, per esempio, e tante altre mostre anche a Roma, chiedendo di devolvere i premi in denaro ai giovani, accumularli e poi fare questi viaggi di istruzione, che erano straordinariamente importanti perché vedevano al di là non solo degli altri pittori italiani, ma anche della pittura estera, e questo è stato un modo di ampliare la visione dei suoi studenti, perché lui pretendessero che avessero tutti gli strumenti per diventare pittore, ma li ha sempre lasciati liberi di scelta, e questo è molto importante, perché se no sarebbero tutti dei piccoli talloni. In realtà i primi quadri assomigliano moltissimo alle opere di Talloni, i primi tentativi dei suoi allievi. Va per la sua strada, e questo Talloni proprio li spinge e li sollecita a guardare al di là. Ha portato, per esempio, quando ha fatto per eseguire dei ritratti, ha portato un corpo di incisione di Holbein, che è stato proposto all'Accademia, acquistato all'Accademia Carrara, perché imparassero, perché vedessero cosa significa incidere. Però portava anche quadri dei suoi colleghi, come Michetti, ha portato delle teste di Michetti in modo che i suoi allievi potessero vedere qual è di dipingere diverso dal suo. Insomma, è stato un pittore con amplissime vedute di professore. E se non ho capito male, ha accennato al fatto che le donne non erano ammesse all'Accademia. Ora, fine Ottocento sicuramente è stato un periodo di grandi trasformazioni, però in ogni caso eravamo sempre ancora con un retaggio di conservatorismo notevole. Come si poneva Tallone di fronte a queste discriminazioni? Eh sì, ho già accettato prima, lui non accettava nessuna discriminazione, perché e le donne le accettava come allieve private all'Accademia Carrara, mentre l'Accademia di Brera erano donne, però solo, per esempio, non potevano frequentare il nudo da modelli, era solo per un diploma per poi insegnare tecniche inferiori. Solo fino al 1915, probabilmente perché sono partiti per la guerra quasi maschi, e allora finalmente l'Accademia di Brera ha aperto anche le donne lo studio come era per i maschi. Naturalmente Talloni, in tutto il periodo che sta all'Accademia di Brera, nel 1898 al 19, accettava nel suo studio privato all'interno dell'Accademia di Brera, uno studio privato che era stato prima del suo maestro Bertini, mi pare fino al 1912, perché poi viene richiesto dall'Accademia perché non c'era spazio per la scultura, e quindi Talloni si sposta nel corso Garibaldi, dove continua ad insegnare alle donne e agli uomini senza nessuna discriminazione. Lui detestava la discriminazione, trovava ingiusto, come l'ipocrisia, come detestava certi come si può dire, discriminazioni sociali tra le nobili e il borghese. Talloni è sempre stato, come si può dire, l'arte che tutto il resto passava in sottotono. In questo modo così, potremmo dire oggi, democratico di approcciarsi al mondo esterno, mi fa venire in mente un aneddoto che riguarda mio nonno, perché i genitori di Giuseppe Rinaldi erano proprietari della pasticceria Cavour di Bergamo, che esiste tuttora perché è una pasticceria storica, anche se non è più ovviamente di famiglia,
E però Giuseppe Rinaldi frequentava la pasticceria non tanto per incombenze da bottega, diciamo così, ma per affrescare le pareti e un medaglione di Cavour che diede poi appunto il nome alla pasticceria. E tutto questo è visibile ancora adesso. E il nonno raccontava che Cesare Tallone, entrato per prendere un caffè, lo vide al lavoro, rimase colpito e, se mi passate il paragone, un po' come fece Cimabue con Giotto, lo invitò ad iscriversi all'Accademia Carrara e chiaramente i genitori non furono molto felici di questa scelta, perché pensavano invece a un futuro per poter far proseguire l'attività di famiglia, cosa che poi non avvenne. Ma questo mi dà anche l'estro per porre una domanda di questo tipo, questa apertura a 360 gradi di Tallone. Ma è vero che la sua casa era un po' un punto di incontro per artisti di ogni tipo e di ogni genere? Sì, intanto le dirò, forse non ho accennato prima, che già quando è l'Accademia Carrara di Bello, lui apre anche per esempio l'Accademia Taglini di Novere, che era un'accademia importante, ma certamente più tradizionalista, e moltissimi di questi giovani, Trussardi di Volpi, per esempio, si iscrisse alle sue lezioni all'Accademia Carrara. Quindi ha avuto sempre grandi aperture e desiderio di insegnare il suo, chiamiamolo, mestiere, perché si incomincia col mestiere. L'arte è talento, ma è soprattutto mestiere, artigianale, e sforzo. E applicazione, e sacrificio, questa è l'arte che insegnava Tallone. Poi c'è il talento, che è innegabile, uno non può neanche cominciare a pensare di essere pittore, però lui insegna, consegna solo gli strumenti, ma addirittura anche a questi giovani, cosa che è difficile che un pittore lo faccia quando insegna. Comunque, parlando della casa Tallone, molte case, diciamo che a Bergamo ne avrà cambiate 8 o 9, perché ogni anno nasceva un figlio, 8 figli a Bergamo, e dopo l'ultimo nel 1904 a Milano, l'ultimo genita, quindi continuavano a cambiare case, e però sempre aperte. I suoi allievi erano, ma non solo allievi, i suoi colleghi che venivano da Milano a trovarlo, perché lui ha sempre continuato i rapporti comunque anche con Milano. E in queste case, di cui la più, diciamo, nota è quella di Milano dal 1907 alla sua morte nel 1919, che si chiamava Maison Rustique, perché la nonna le aveva dato questo nome perché era un poco fatiscente, era un ex convento di Cappuccini di via Borgonuovo, uno splendido giardino, e quindi lì finalmente la famiglia rimane anni. Ma in casa gli allievi erano ben accetti. Noi abbiamo per esempio delle fotografie che fa Pellizzola Volpedo, la primogenita Irene in braccio, delle belle foto della moglie, perché erano veramente, diventavano tutti amici, allo stesso livello loro, il professore, e incontravano però dei personaggi importanti, cioè delle frequentazioni di pittori, ma anche di poeti, di musicisti, di scultori, di personaggi di qualunque estrazione artistica, in cui si potevano scambiare le idee in un ambiente familiare, in un ambiente, e questo è sicuramente rimasto nel cuore degli allievi, che aprono l'incipit di tutte le loro monografie, era il professore Cesare Tallone, amatissimo, eccetera eccetera. Lui per esempio ha ospitato persino, si chiamava a Milano, mi pare nel 1901, per un anno intero, nonostante gli 8 figli, per un anno intero, no? Perché non aveva mezzi economici, gli era stato suggerito, consigliato da un suo amico professore, e questo Gallotti è rimasto in casa per un anno. E diceva nelle sue memorie che a casa Tallone non si dormiva mai,
perché era un continuo afflusso di personalità. Qui stiamo parlando, per esempio, a Milano della Sarfatti, della D'Annunzio, Marinetti e tantissimi altri, Boccioni, e poi Sieroni, e poi Carrà, e poi insomma di personaggi straordinari della nostra storia. Non dimentichiamo, per esempio, che era stato l'amante poi abbandonato da Sibilla Aleramo e che è stato in un certo senso affidato a mia nonna, che era una giornalista, un'attivista pacifista, si chiamava Virginia. Quindi, insomma, veramente questi ragazzi si tuffavano, era particolare. Tant'è che poi i figli, cioè mio padre, che fu gallerista e un esperto d'arte antica e contemporanea, continuato in casa nostra questo. Io ho visto moltissimi pittori, ho conosciuto moltissimi pittori, moltissimi poeti. Ero bambina, me li ricordo ancora, mi ricordo Sieroni, il poeta Montale, mi ricordo Carrà, naturalmente, e Tozzi, insomma tantissimi altri personaggi. E i figli di Tallone, essendo vissuti lì dentro, perché sempre presenti, proprio di notte e di giorno, a quello che succedeva nella famiglia, chiaramente si sono poi dedicati essenzialmente all'arte, in branche diverse. Mio padre è antiquario e gallerista, lo zio Medino stampatore, lo zio Cesarino accordatore, è diventato costruttore del primo pianoforte gran coda italiano, e la Polina è un'ottima disegnatrice. Definitiva, quale fu la preparazione artistica di Tallone? Fu una vocazione tardiva oppure già da bambino sentiva in sé l'estro pittorico? Guardi, io ho scoperto, perché questo l'ho scoperto prima, che Cesare Tallone è nato a Savona, però insieme alla famiglia, perché il padre era capitano relatore del Parma quando viene annesso nel Regno Unito, e quindi vivevano nel palazzo dei Giardini di Parma, che è un Caravaggeschi, eccetera. Tallone ci sta dai 7 ai 10 anni, quando il padre muore di un chirurgico, non so, forse d'arma, questo non l'ho saputo, ma ho letto il referto medico di quando muore nel 63, sotto chirurgo, e Tallone naturalmente, insieme alla mamma e le tre sorelle, si sposta ad Alessandria, dove la madre Teresa. Ora, a 10 anni arriva ad Alessandria. A 12 anni, la bottega di Annibale Motti, che era un noto incisore di Alessandria, e nel giro di un anno supera i maestri, cioè diventa il migliore incisore della. Questo a 12 anni. A 14 anni, poi frequenta la scuola Arti e Mestieri, che era niente meno, come si potrebbe dire adesso, rappresentata, promozionata da Garibaldi e da Giuseppe Mazzini, una scuola dove insegnava Pietro Sassi, che era un buon pittore paesaggista alessandrino. Quindi scopre Tallone col suo talento e lo prende prima come garzone. Quindi Tallone, dei 14-18 anni, segue per ville e palazzi, perché Sassi non era solo pittore di paesaggista, ma è noto come restauratore ed affrescatore di queste ville dell'interno alessandrino savonese. E quindi Tallone a 14 anni già dipinge polveri e comincia ad applicarsi alla pittura a fresco, che è una cosa molto importante, significa che aveva già l'occhio, come dice poi, le seste negli occhi, per dipingere in grande. Io credo che sia nata lì questa voglia. Quindi Tallone non arriva impreparato all'Accademia di Pera, semplicemente poteva essere un buon pittore provinciale, ma non l'ha voluto. È caduto malato, proprio disperato, perché lui voleva avere una preparazione a Brera. E questo personaggio, che si chiamava Domenico Boratto, che tra l'altro curiosamente lega con Giuseppe Rinaldi, perché diciamo, un industriale di dolci, di
c'era un grande negozio anche ad Alessandria e poi si era ingegnato anche per importazione e esportazione di vini dall'Argentina, cosa che poi gli era costata. Ma insomma, questo personaggio prende a cuore la situazione di Tallone, che già manteneva tutta la famiglia, cioè la madre, che probabilmente viveva della pensione del marito militare morto, ma c'erano tre sorelle e il figlio, e quindi già a 14 anni era la sua famiglia. Questo per far vedere il carattere anche di Tallone. Quindi Domenico mette insieme tanti altri industriali, insomma, conoscenti di Alessandria, e fonda una pensione per lo studio all'Accademia di Brera di Cesare Tallone. Fa proprio del registro del signor Tallone Cesare, in cui vengono tutte le persone che hanno condiviso questo aiuto a Tallone, e poi naturalmente tutti i calcoli precisi delle spese sostenute, eccetera. Così è molto preciso nel rispondere esattamente delle spese sostenute, di quello di cui aveva bisogno, della lista di colori, insomma è molto preciso. È curioso sentire questo suo anticonformismo scapigliato e invece questa coerenza, proprio riconoscenza veramente vitale che ha verso quelli che l'hanno aiutato. In ogni lettera continuerebbe si come vostro figlio, in ogni lettera ringrazia il suo protettore, incomincia a dipingere, incominciano le prime, mentre ancora allievo all'Accademia, a fare i primi ritratti. C'è un ritratto, per esempio, alla sorella di Borato, che è splendida, Vigi Borato, che Alessandria, e comincia a guadagnare qualche cosa anche extra, oltre questa pensione che gli era stata procurata da. Non solo, ma si prodiga a Borato perché il municipio di Alessandria aiuti Tallone per 3 anni. Quando finiscono i fondi, diciamo, per 3 anni il municipio di Alessandria sovvenziona Tallone, e questo lo portano fino proprio alla fine dell'Accademia, e quei 3 anni che rimane ancora in Accademia per l'esecuzione di quest'opera monumentale, quest'opera storica che verrà comprata da e portata, insomma, a Roma, e quindi perché avrà avuto un enorme successo anche questo quadro, mentre l'opera, il ritratto del signor Bernasconi viene definito tale da fare epoca. E una curiosità, mi perdoni, nei secoli passati c'erano i cosiddetti pittori di corte, cioè erano dei pittori che per cercare il lunario dipingevano ritratti di re e regine. Anche Tallone si è cimentato in questo campo? Dunque, in realtà lui non è di corte nel senso che si intende generalmente, ma lui è stato in senso letterario. Perché Tallone già nel 79 esegue un ritratto quando ancora era l'ultimo anno d'Accademia, e poi esegue 4 ritratti alla regina Margherita. Il primo, purtroppo, se ne ha solo la descrizione sui giornali bergamaschi, ma è scomparso. Il secondo ritratto del 1890, che esegue in parte a Monza, in parte a Roma, adesso al Palazzo Chiabrese, dopo molti anni che era disperso, dove è nata la regina Margherita. Il terzo ritratto sarà in base ad alcuni documenti, e dal quarto ritratto era rimasto incompiuto perché Tallone si è rifiutato di proseguire. Questo fa vedere che non era un pittore di corte, perché c'era troppa confusione. La regina era andata nel suo studio di Corso Garibaldi, e questa è la testimonianza di un allievo che si chiama Paolo Candiani, e che poi divenne presidente, allievo di Tallone, annotazioni veritiere. La regina andava nello studio di Tallone e lasciava i suoi gioielli, i suoi vestiti in un baule, naturalmente dalle sue ancelle, dal suo seguito, tant'è che Tallone dormiva sopra questo baule per il terrore che qualcuno potesse andare ai gioielli della regina, per dire
quanta fiducia, quanta simpatia anche probabilmente, no? per l'artista. Allora, cosa è successo? Che venivano e andavano ambasciatori e poi c'era il momento del caffè con i pasticcini e poi c'era il figlio che interferiva, che Tallone Pennello ha detto che bugiano imparei in piemontese, che vuol dire ma non si muova così, questo l'ha detto la regina e se n'è andato. Anche naturalmente quanto adorasse Tallone, insomma quel quadro lì è rimasto a Tallone, poi è stato di Candiani ed esiste ancora, c'era tutto l'impianto stabilito, il disegno, l'inizio di colore e la cornice del Mentessi con il simbolo di Savoia. Tallone era sì, per esempio aveva fatto all'inizio dell'83 il principe Ruspoli, il ritratto e tantissimi altri notabili, diciamo nobili, notabili, scienziati, insomma una corte di personaggi enorme, ma non si è mai qualcosa non gli impediva di essere se stesso. In pittura mollava, lasciava, a lui non interessava né re, regine, era la stessa cosa. L'arte era davanti a tutto per lui. Aveva un carattere molto particolare. E ringrazio innanzitutto Gigliola Tallone per la cortesia e la disponibilità. E vorrei concludere come un po' ho iniziato, dicendo che per conoscere un artista, un pittore, è bene ovviamente guardare, analizzare, criticare, studiare i suoi quadri, ma è altrettanto importante studiarne la vita per capire veramente l'uomo. È quello che io ho cercato di fare nel mio libro ed è quello che Gigliola Tallone, mi sembra di capire, ha fatto scovando, ricercando lettere, documenti anche degli allievi. E accennava prima il fatto, e magari me lo conferma, che magari certi aspetti di suo nonno, di Cesare Tallone, l'ha scoperto proprio in via indiretta attraverso quello che dicevano i suoi allievi di lui. Sì, non solo. Il secondo libro che ho dedicato a Tallone è un libro epistolare. Allora questo è stato il premio, diciamo, al mio grande lavoro del primo libro che è stato pubblicato nel 2005. Quindi questo libro epistolare è la voce di Tallone. Lui aveva 18 anni e incomincia a scrivere queste lettere, 51 lettere, no? non poche, soprattutto dirette al suo benefattore Domenico Boratto. In queste lettere si sente il carattere, cioè io penso di aver conosciuto di più mio nonno, che non ho mai conosciuto perché è morto nel 19, persino di mio padre e suo figlio, perché ho sentito quello che si esprime a 18 anni, 19, 20, 24 e dopo quando diventa professore, perché ci sono alcune lettere che parlano anche di quando vince l'Accademia di Vere. Ora, mi sono sentita io nonna e lui nipote, curiosamente, perché io parlo di un ragazzetto, no? La vitalità, l'applicazione, la storia, l'uso anche tecnico che fa della sua pittura, mesi pittorici, e io sono mi vedevo come la nonna che parla del nipote. Curioso questo capovolgimento. L'ho presentato anche all'Accademia di Brera e lo trovo un compendio importante. E c'è un'altra cosa che vorrei dire, che Tallone è stato coerente in un modo, io avevo anche un po' timore, vediamo cosa salta fuori da quello che dicono gli altri, dell'Accademia, dagli amici, dai colleghi, dalle mostre che ha fatto, eccetera, eccetera. Cosa salta fuori? Salta fuori che Tallone è identico a se stesso, nella famiglia, nella pittura e come negli allievi, cioè schietto, coerente, evidente, aperto a tutti, non invidioso libero, perché lui non avrebbe mai rinunciato alla sua libertà. Pensa che non ha mai voluto essere legato a un mercante, né al famoso, che è stato più importante mercante francese, ma che comperava, acquisiva, metteva sotto contratto pittori italiani, sì, che aveva inventato questa
questa società per lo sfruttamento. Insomma, Tallone non avrebbe mai voluto dover sfornare paesaggi piuttosto che interni o piuttosto che, non lo so, altri temi pittorici, perché piaceva nel rapporto del mercante col pittore e con la società che doveva, anche che la critica è un modo per filosofare nei salotti, ma filosofeggiare nei salotti, ma sono i quadri che parlano del pittore. Ecco che molti critici non ebbero in simpatia a Tallone, perché questo lo diceva liberamente. E così vi saluto e vi ringrazio per questa, spero che sia stato piacevole chiacchierare. E a lei, non capita veramente tutti i giorni di poter avvicinarsi a un grande pittore, non in maniera, diciamo così, paludata, ma proprio visto dalla parte delle radici, come si usa dire. E quindi siamo riusciti, grazie a lei, a penetrarne veramente l'animo, e quindi probabilmente riusciremo da oggi a capirne anche un po' di più la sua straordinaria pittura. Grazie ancora a tutti.